Le chiedo di guardare con noi, di ascoltare con noi quest'altra storia. È la storia che ci viene raccontata di una mamma, lei si chiama Adriana, suo figlio Christian muore in circostanze incredibili, uno shock anafilattico qualche tempo fa. È la scoperta, la riscoperta di un legame che davvero non muore mai. Seguite attentamente questa storia, l'ha raccolta per noi il nostro Giuseppe Cutrone. Christian era un musicista, aveva composto più di 100 canzoni, musica, testi, tutto. Era la sua più grande passione. E si era laureato in America alla Wake Forest University. Ha preso tutti i premi, le borse di studio che l'università poteva dare. Era molto conosciuto, era un ragazzo considerato veramente speciale. Lui aveva toccato il cielo con un dito, io dico, perché aveva avuto anche questo fantastico contratto a Los Angeles per diventare il produttore delle proprie opere. Christian stava in Scozia per prendersi una vacanza insieme alla sua ragazza. Durante il viaggio di ritorno, esattamente a Perth, lui sente sete e quindi si ferma in un negozio biologico per prendere un succo di pomodoro e carota. Sente un sapore un po' strano, ha incominciato ad avere delle reazioni sulla pelle. Erano purtroppo capillari che si stavano rompendo. Quando noi siamo arrivati, Christian era in coma, era ormai in emorragia cerebrale e non c'era più nulla da fare. Dopo la morte di Christian, per me e per mio marito c'è stato il baratro. Ci siamo anche arrabbiati veramente con Dio. Poi le cose sono andate in un certo modo veramente strane. Mio marito aveva l'abitudine di andare tutti i pomeriggi alle 6 alla messa in parrocchia. Un giorno ritorna a casa dicendo: è successa una cosa strana. Ho avuto l'impressione, a un certo punto, che qualcuno si mettesse in ginocchio accanto a me. Un mese dopo, dalla morte di Christian, una signora, che noi conoscevamo di vista, ci parlò di Natuzza e ci dice: se volete, mercoledì possiamo andare giù a Paravati. Lei mi fece entrare in un salottino, mi disse: tu mamma non potresti resistere a questo grande dolore se non ci fosse stato l'aiuto di Dio e di tuo figlio. E Christian quante volte si è messo inginocchiato accanto al papà durante i giorni proprio più difficili e ha pregato insieme a lui. In poche parole, senza chiedere, senza sapere, mi ha detto una grande verità. Il buio pesto che viene dopo un dolore del genere, io lo comprendo. Noi siamo stati veramente aiutati in questo e possiamo dire che ormai la morte non ci fa paura. Anzi, noi sappiamo che un giorno ci potremo anche incontrare con nostro figlio. Io ringrazio Giuseppe Cutrone per la sensibilità con cui ha intervistato la mamma Adriana, anche il papà di cui sentiremo parlare, perché l'eredità di Christian è un'eredità vivissima che voi neanche immaginate, quindi ci torneremo tra qualche tempo su questa storia.